Bella gente, ci siamo qua in un nuovo video di Ultimate Custom Night. Ragazzi, oggi siamo qui in questo nuovo episodio su questo fantastico gioco per fare altre challenge, perché ho visto che vi è piaciuto, vi piace, e per il momento abbiamo completato le tre challenge degli orsi e la prima di Pay Attention, paga attenzione, una roba del genere dovrebbe significare, che è abbastanza calma. Come vedete, gli animatronics sono di un livello circa 5, quindi la media è 10 contando anche quelli di livello al 10, la media circa sarà 7, una roba del genere, o 8. Adesso Pay Attention 2 ha gli stessi animatronici, credo, esatto, solo che sono tutti di livello 20 tranne il Old Man, Funtime Foxy e il Puppet, e anche il Chip, che è la pubblicità. Praticamente siamo messi male perché Balloon Boy rompe le palle, lui rompe le palle, lui rompe le palle, lei è una rottura, questi stressano, lui non l'ho mai visto, questi due rompono, lui l'ho capito ormai e lui è easy. Non so come posso andare, ragazzi, non so come posso andare. Devo non flashare il Balloon Boy lì, qua non c'è nessuno, qua non c'è nessuno. Oh merda. No, il Puppet. Ok, mi ero dimenticato del Puppet. Che cosa è successo? È successo tutto. Inizialmente stiamo attenti perché questo è al 10, rompe le palle. Però teoricamente quando ho bisogno, se metto la signora Music Box, riesco a salvarmi. La Global Music Box, se l'attivo, mi consumerà un pelo di energia, ma non è un problema. Lei guarda alle 2. No dai ragazzi, ma no, ma l'ho schiacciato. Forse l'ho schiacciato troppe volte, l'ho chiuso, l'ho riaperto. Che pirla. Devo ricordarmi del Puppet, devo ricordarmi della Music Box, devo ricordarmi di troppe cose. Questo viene sempre alle 2, c'ha la fissazione per le 2. Se c'era Balloon Boy ero già mascherato, ma ok. Lei ha rotto una cosa che sta in basso, signor Helpy. Ok, l'ho chiuso. Devo stare attento a tante cose, ragazzi, no, lui no. Devo stare attento alle 2 ad andare. No, non posso fare la luce. Dai, gioco, muoviti, devo andare alle 2. Non so quando si fanno le 2, ma se il Balloon Boy non si toglie. Ok, le 2. Presumiamo che le 2 si facciano fra poco. Devo stare qui dentro. Veloce, gioco, ti prego. Ok, attacca pure alle 3. Mi ha aggiunto Wither Bonnie, sta cagna. No, il Puppet. Che palle. Ok, eravamo resistiti fino alle 2. Poi siamo morti, perché mi sono dimenticato del Puppet, che o non l'avevo ricaricato, o è successo qualcosa, o il gioco è una merda, quindi probabilmente è l'ultima. Ok, adesso gioco bene. Non gioco questo gioco da troppo, quello è il problema. L'ho lasciato andare per una settimana e non ci capisco nulla. Vai via, dai, Balloon Boy. Dai, veloce. Ok, via tutti. 60 di power, dai. Balloon Boy, ma cosa? Ok, era luna, stavo comprando la Deadcoin, poi non so cosa sia successo, perché tra l'errore di quello, tra tutto, mi sono deconcentrato. Dai, veloce gioco. Che sfiga, mancavano 2 secondi e facevo sparire quella. Mi arriva Elty e poi c'è Balloon Boy che rompe le palle, perché capita una volta all'anno che si alza in quel momento, che palle. Proviamo un'altra notte, perché questa mi arrendo per il momento. Ci abbiamo la Ladies Night 1, l'abbiamo già provata e l'ho persa spudoratamente, ma ora ho capito un pochetto come funziona. Allora,
Visto che comunque sono tutti di livello basso, non dovrebbe essere il problema, visto che comunque dall'alto viene lei e Mangle e si chiudono tranquillamente e loro ce le siano liberate. Toxic è facile, lei è un audio e si combatte volendo. Lei basta cambiare il coso, che vi farò vedere dopo. Lei sappiamo tutti che rompe le palle, lei rompe le palle e lei bisogna comprare il pupazzo che costerà tipo 5 o 10 monete. JJ livello 1 non verrà mai. L'importante sono Toxic e sono Chica e Jacko Chica. Non mi sembra una notte impossibile. Non stava facendo più casino. Devo stare attento, è livello 5 credo. No! Ho chiuso Ballora perché non so cosa ho fatto, però l'ho chiusa. Ho chiuso Ballora. C'è lui che parla. Vai via, ti prego, ansia. Madonna mia, madonna miseria, aiuto. Mi fa paura quello. Oh mio Dio, no, mi ha messo Jacko Chica. No, c'era già Jacko Chica. Chica e... sì, Christian De Sica, ok, vabbè. Devo abbassare la luminosità perché quella viene sia da destra sia da sinistra. Non gliene frega nulla. No, ho dimenticato. Porco due, ragazzi. Ho dimenticato la cagata più grande di tutte. Allora, iniziamo chiudendo il ventilatore e facendo doppio clic su questo. Già così che se la siamo tolta da un determinato posto in basso, lui sarà lì a vita. Ok, principalmente le cose difficili le abbiamo fatte. Ah no, manca Baby. Toxic se ne vada, grazie. Non faceva casino, ok. 10, comprata e affondata. Ok, loro vengono di qua. Devo stare attento a Mangle che ogni tanto cambia direzione. Mannaggia Chica che solo di livello 5 fa la cagna. Come adesso la signorita qua di fianco. E buongiorno Scrap Baby. Chica va ancora, lei va via. Tutto calmo, cheat. Via Jacko Chica, ti prego, vattene. E è sparita, potrebbe essere entrata nella mia stanza come potrebbe essere andata definitivamente, perché sono a 84 gradi, quindi potrei essere effettivamente morto come effettivamente vivo. Per il momento sembro vivo. Allora, te vai lì, te vai là. Buongiorno Scrap Baby, vattene, grazie signorina. Sono le 5, mi sono al telefono, ok. Mancano 30 secondi. Sento il casino, devo ricordarmi dopo di switchare in frettissima la telecamera qui della signora e anche dell'altra signora. Lei venga immediatamente, mi dia un po' di energia, grazie. Ok, che ho bloccato Mangle, ok, te è bloccata di là, ok, abbiamo fatto pure questa. Sì, Ladies Night 1, fatta. Ok, 360, non importa, ho un record alto perché ho fatto delle... challenge mie inventate per allenarmi con alcuni animatronics la settimana scorsa e abbiamo fatto la Ladies Night, beato fra le donne. Ora volendo c'è la Ladies Night normale, però c'è anche la U2 che al contrario della scorsa aggiunge un animatronico, mi sembra di vedere, che è la signorina Nightmare Mangle, che necessita, come la signorina Baby, di comprare un piccolino carino, simpatico pupazzetto, solo che tutti gli altri sono saliti di livello a parte Chica, e questo mi rallegra un pelo. È un po' più complicata, ma neanche troppo, perché è uguale a quella scorsa, un po' più piena di animatronics. È un po' più bisognosa di oro. Ho detto oro veramente. E quello è JJ, ok, no, miro. La rana! Ho dimenticato la rana. Happy Frog muori, grazie. Non so chi fosse quello. E ci ho avuto paura per un attimo. No raga, che è? No, la notte buggata abbiamo. Oddio. No ragazzi, la notte buggata. La notte buggata, già così. No, via. Come faccio? E... ok ragazzi, questa era la notte buggata, che credo sia abbastanza rara. Praticamente consiste nel creare un limbo praticamente tra tutti gli animatronics easter egg segreti. Quindi praticamente c'avevo Shadow Bonnie, c'avevo quello Ballon Boy strano, Plush Trap, Jacko Nightmare Chica, le avevo tutti.
e si chiama praticamente Notte Buggata, o almeno io la chiamo così, ma non si chiama così, non so neanche se ha un nome questa notte. 8 9 10 comprata Mangol, muori pure, grazie. Chiudiamo un attimo per quel topo di Jacko Chica. Chiudiamolo veloce, grazie. Oddio, ho attive 4 porte. Jacko Chica è qua. Ok, attivo il ventilatore. Chi si è visto si è visto. Mi jumpscarerà Jacko Chica. Ci scommetto un cane da passeggio. Però sì, ventilatore. Non dovevo chiudere le porte. Lo stavo facendo, quello è il punto. Ah, ragazzi, stanotte non la sopporto già più. Proviamo ancora una volta a cambiare. Vedete questa notte qui? Stando nei pensieri, è una cagata, perché principalmente i problemi principali sono il puppet e basta. Gli altri si scontrollano, solo che non ce la farò mai. Poi c'è questa che è impossibile, questa che è fattibile, credo. Questa che la vedo un incubo, questa ancora di più, boh, non lo so. E se finiamo qua il video? E ci vediamo la prossima settimana? Vabbè ragazzi, dai, questo video è finito. Spero vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video. Da Ender Nico è tutto, bella!